finito proprio tutto. È finito proprio tutto. Tutto, tutto, è finito tutto. Tutto, proprio indegni, indegni siete. È proprio una vergogna. Irriconoscibili. Irriconoscibili. Cioè proprio non si può continuare così assolutamente. Non si può, senza palle e senza cattiveria, senza palle, ma è cioè, proprio senza palle, è veramente una vergogna irriconoscibile. Stasera proprio mi sfogo, perché, ma io non vorrei nemmeno incazzarvi, perché voi prendete i milioni, e io come, che mi metto appresso a voi, no? Ad incitare vicino a quella televisione, dai, niente, mi sembra che non abbiamo un gioco, peggio del Milan, stasera sembravamo peggio del Milan, e questa è una vergogna, questa era una partita che bisognava vincere, e cosa avete fatto? Sti pezzi di merda, una cosa incredibile, sti pezzi di merda, poi dite che io non mi devo incazzare, è solo il calcio, ma queste veramente ti fanno proprio pigliare freve, proprio, ti fanno proprio pigliare freve, sti pezzi di merda, cioè pareggiare 0-0, allora è vero che il Torino, facciamo sempre supposizione, è vero che il Torino è in casa, sì, ma che ha fatto stasera sto Torino, che ha fatto, cosa ha fatto, quello che abbiamo fatto voi, zero assoluto, sembravamo una squadra senza palle, siamo senza palle, senza cattiveria, una squadra senza peggio di me, no, che non abbiamo un gioco, voi dite, mo non è colpa di Angelo, no, e mo mi sono rotto il cazzo, mo. Mi sono rotto il cazzo ora, a dire che non è colpa di Angelotti, mo l'ha sbagliato pure lui, questa partita l'ha sbagliato pure lui, questa era una partita che dovevi portare a casa, sperare in un buon risultato stasera, in un pareggio tra Inter e Juve, ora rischiamo pure di andare a meno 8, finite, noi saremo una squadra che possiamo vincere, che dovrà vincere lo scudetto, ma veramente stiamo facendo, ma veramente questa è una squadra da scudetto, ma siamo fuori di testa qui, e questa sarebbe una squadra da scudetto, ma veramente facciamo, che siamo 3 punti pure in meno dall'Atalanta, ma veramente facciamo, ma come iniziamo quest'oggi, come, lenti, cioè mancano pochi minuti che devi buttare sta palla dentro, no, cioè camminiamo lenti, mi sembra la processione, stiamo andando insieme alla processione, cioè lenti, proprio, cioè uno deve vincere questa partita, mancano 3 minuti, 2 minuti, lenti, sì, tanto che facciamo, perché non ve ne frega un cazzo, voi prendete i soldi dalla mattina alla sera, non ve ne frega un cazzo, detto questo, ora andatevi ad allenare, meno male che c'è la sosta, guardi, io dico che la sosta la odio, ma questa volta è buono. Ora, pezzi di merda, andate a lavorare, andatevi vabbè, no, è meglio che non dico le parolacce, sennò mi cancello nei video, perché poi, cioè, proprio mi bannano, mi possono bannare. Però, mo, andate a quelli cazzi di nazionali. Vai, andatevi a stancare, va. Vai. Pezzi di merda, si pensi di merda. Cioè, mo bisogna rivedere tutto. Tutto. Meno male che ci sta sta sosta, perché io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più, è un'agonia questa, è un'agonia, è un calvario questa cosa, è un calvario, io non ce la faccio più vedervi senza gioco, senza palla, senza grinta, Lloren, Insima, pure Insima, allora, ma perché non lo, allora, ma quello, chi è che elogia Insima? Ma quello è un giocatore, quello. Insigne è un giocatore, che c'ha pure la fascia da capitano, ma quello è un giocatore Insigne, vorrei capire, è un giocatore. Stasera non me ne frego un cazzo, non me ne frego un cazzo, nessuna scusa, questa partita l'ha perso sia Angelotti che noi, perché noi non abbiamo i coglioni, e questa sarebbe una squadra che dovrebbe vincere lo scudetto, ma veramente facciamo? Cioè pareggiare, cioè che... Bisogna vincere, bisogna portarsi le... Cioè, se vuoi vincere qualcosa, queste partite le devi vincere, poi dopo le rimpiangiamo, se avessimo vinto, non me ne frega un cazzo, niente testa alta, non me ne frega un cazzo.
Non me ne frega veramente un cazzo. In tre partite. In tre partite che abbiamo fatto, abbiamo vinto contro, solo contro il Brescia. Solo contro il Brescia. Sta gomma di merda. Solo contro il Brescia. E 0-0 contro il Genk. E 0-0 pure oggi. Ma veramente stiamo facendo? Ma veramente stiamo facendo? Vedete, mo vedete di andarvene un po' a fare in culo sti pezzi di merda che prendete i soldi dalla mattina e non vi impegnate nemmeno. Cioè, mo viene una cosa vergognosa, va, andatevene un po' a fare in culo, va. Andatevene ad allenare, mo, meno male che ci sta la sosta, andatevene a fare in culo, vai, sti pezzi di merda.